Allora, buonasera a tutti. Ringrazio i relatori intervenuti oggi per illustrarci un argomento di grande interesse e attualità, come dimostra il numero dei collegamenti molto rilevante, e ringrazio anche tutti i partecipanti. Saluto e ringrazio i presidenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Torino, l'amico Luca Asvisio, il rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri, l'ingegnere Alessio Rebola, e il presidente dell'Ordine degli Architetti di Torino, Maria Cristina Milanese, con cui abbiamo avviato una proficua collaborazione, consentendo fra l'altro a tutti e tre gli ordini l'attribuzione dei crediti formativi agli iscritti che assistono ai nostri seminari, a dimostrazione del valore e della completezza dei temi che stiamo trattando. Veniamo al tema di questa serata. Piemonte, come il resto del paese, si trova nella terza crisi in 13 anni. Dal 2009, quella pandemica, quella geopolitica, oltre a quella del 2009. Tre crisi in 13 anni sono veramente tante. Ed è la prima volta che viviamo in un periodo così ristretto. In passato ci sono sempre stati degli archi fra 7-10 anni tra una crisi e l'altra. Eppure il sistema ha resistito. Tre crisi in 13 anni senza che l'allarme economico si propagasse e diventasse allarme sociale. Dobbiamo pertanto essere grati al sistema di protezione sociale, al welfare state, alle misure straordinarie messe in campo dai governi che si sono succeduti proprio per evitare che la crisi economica tracimasse in crisi politica e sociale. Adesso con il PNRR abbiamo avuto l'aiuto che abbiamo chiesto. Forse un aiuto persino superiore a quello che avremmo mai richiesto. Quindi da questo punto di vista adesso tocca a noi. Ma vediamo in che modo tocca a noi. Tocca a noi, e una volta l'appello non è da indirizzare esclusivamente ai politici, ai quali casomai va indirizzato l'invito e la sollecitazione a fare presto per quegli atti che devono compiere, a non perdere tempo a realizzare progetti che però adesso devono uscire dalle forze economiche dai territori, dalle forze economiche del territorio. Quindi l'appello va rivolto alle classi dirigenti dell'economia. Mettiamoci in ascolto delle condizioni reali del Piemonte e poi entriamo nei problemi con la volontà di incidere per risolverli. Il seminario di questa sera vuole proprio servire per orientarci meglio nelle possibilità che questo formidabile strumento ci può offrire. Il programma di oggi è intenso, quindi non voglio rubare altro tempo ai relatori e passo la parola all'amico Luca Svisio, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, per un suo breve saluto. Grazie Vladimiro, non posso che anch'io, come dire, associarmi alle parole del presidente Rambaldi, al quale oggi faccio gli auguri visto che è il suo compleanno e che in data odierna è anche stato confermato come presidente dell'Associazione Torino Finanza, che rappresenta a mio parere un elemento molto importante perché vede tra l'altro la presenza oltre alla Camera di Commercio del nostro ordine, quindi è un altro di quelle modalità attraverso la quale si cerca di fare rete per crescere. Così come ringrazio ovviamente la presenza di ingegneri e architetti, perché attraverso queste collaborazioni non possiamo che dare veramente al territorio un input, come diceva prima il dottor Rambaldi, per proseguire su queste attività. Devo dire che finalmente, ormai da qualche anno, anche il nostro Stato, il nostro così vituperato Stato, ha cercato di dare una grossa mano sia con i contributi e sia con le garanzie pubbliche, perché queste sono state effettive ed efficaci in questi anni. Devo dire, ci lamentavamo che forse la Svizzera e la Germania fossero all'avanguardia, in realtà penso che il nostro paese sia stato secondo a nessuno. Allo stesso modo, questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'occasione importantissima che non dobbiamo sprecare per i nostri figli, perché poi sono debiti che rischieranno di accumularsi sulle loro spalle, così da incrementare purtroppo gli altri che già il nostro debito pubblico così rilevante evidenzia. Sono però convinto che attraverso questi spunti si possa veramente far ripartire il paese. Forse anche la presenza di un uomo come Mario Draghi alla guida di questo paese rappresenta una garanzia, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, che sicuramente è tra i primi a portare avanti la bandiera di un cambiamento anche sul piano internazionale. Ci auguriamo tutti
su diversi livelli diversi che questo capiti. Auguro un buon lavoro a tutti e mi permetto ancora di ringraziare i rappresentanti del mio ordine, nello specifico Emanuele Balleri, che ovviamente parlerà della nostra visione del ruolo del professionista nel supportare il cambiamento richiesto. Sull'economia lineare e sull'economia circolare penso che allo stesso modo i nostri figli ci stiano guardando e spero che, penso che su questo dovremo batterci in futuro, come ci stanno già dimostrando i nuovi bilanci ESG sui quali tutti stanno parlando, ma che devono essere una parte fattiva e non solo formale. Grazie Vladimiro e a te la parola. Grazie Luca, cedo la parola a Alessio Rebola dell'Ordine degli Ingegneri per il saluto. Grazie, ringrazio ovviamente per l'invito. L'invito era rivolto al vicepresidente del mio ordine, l'ingegner Fabrizio Giordano, che per un impegno purtroppo in una CTU che non poteva procrastinare, ha ceduto a me, diciamo, l'onore e l'onere di fare questo intervento su un tema direi molto importante per la società, molto importante per i professionisti, in particolare per gli ingegneri. Quindi è con piacere che farò poi un intervento, diciamo, di tipo tecnico, che cercherà di dare un po' la nostra visione su come gestire questo grande patrimonio che ci è stato dato dall'Europa, che l'Europa ha voluto, diciamo, in maniera anche magnanima, questa Europa tanto vituperata, in cui noi vediamo anche delle persone che sono disposte a dare la propria vita per entrare, mentre invece noi come italiani, noi come europei in tante parti d'Europa abbiamo negli ultimi tempi un po' dimenticato quello spirito che c'era stato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, questa voglia di pace, di libertà e di progresso, ma anche di benessere. Questo potrebbe essere il PNRR, il momento in cui possiamo veramente dare una chiave di volta. Dopo l'esperienza pandemica, che è stata un'esperienza devastante, per la società, per l'economia, l'Europa ha voluto per risolvere molti problemi, per dare una mano, dare questo grande contributo. Ma non è un contributo che viene regalato, c'è sicuramente una parte di debito che avremo, ma soprattutto potremmo, se non facciamo bene i progetti, se non li realizziamo, cioè qua non andiamo a relazionare alla fine, ma dobbiamo lavorare su target ed obiettivi, i soldi dobbiamo restituirli. E notizia di oggi che abbiamo raggiunto 45 obiettivi, è stato sbloccato il pagamento di 24 miliardi, altrettanti ne attendiamo a fine anno, però storicamente noi abbiamo una gestione dei fondi europei che è scandalosa, non siamo bravi ad utilizzare quello che l'Unione Europea ci mette a disposizione. Ecco, quindi io oggi cercherò, chiaramente con la mia esperienza e con quelle che sono le tecniche che vengono usate in ambito ingegneristico, di dare la visione degli ingegneri, ricordando però che solo con la collaborazione con gli altri professionisti della filiera dei progetti che noi potremo raggiungere pienamente l'obiettivo. Quindi auguro a tutti un buon lavoro, un buon ascolto e cedo la parola al Presidente. Grazie. Grazie, ingegner Rebola. E passo la parola alla Presidente Maria Cristina Milanese dell'Ordine degli Architetti di Torino. Prego. Grazie dell'invito, grazie a tutti per quella che è una collaborazione che, come si diceva inizialmente, è fattiva. Sia noi come architetti e ingegneri abbiamo sempre collaborato, abbiamo adesso anche i commercialisti e questo ci aiuta, perché veramente tra Superbonus e PNRR ci diventa sempre difficile riuscire a capire quali sono i nostri limiti e le nostre scadenze soprattutto. Sono stata coinvolta in questo incontro per parlare di PNRR, ma per parlare di PNRR quello che vorrei sottolineare
e che bisogna sempre avere e cercare di avere un'attenzione maggiore per quella che è la qualità della progettazione, per quella che è la qualità dell'architettura. Quindi benvengano tutti i piani possibili, benvengano tutti i progetti da proporre, ma quella che è la mia preoccupazione è sempre inerente alla qualità, alla durata del manufatto, a quello che potrebbe essere anche la restituzione a quelle che sono le generazioni future dei nostri progetti. Ovviamente di questo bisogna sempre fare sensibilizzare in maniera costruttiva tutte le amministrazioni, bisogna riuscire a coinvolgerle e farle portare a quelle che sono le nostre esigenze. L'architetto è visto sempre come un mediatore tra la politica e il committente che sia privato, che sia pubblico, è colui che detta la regola. Se l'architetto è preparato, riesce a mediare tra quelli che sono i desiderata e quelli che sono le fattività. Di questo ci parlerà sicuramente Fabrizio Polledro, che in sostituzione del presidente Gabriella Gedda, che ha avuto dei problemi per il pomeriggio odierno e non riesce a collegarsi. Parlerà appunto l'architetto Fabrizio Polledro, che è vicepresidente della nostra fondazione e cercherà di centrare il suo argomento su quelli che sono le opportunità per l'architetto e per i comuni. Mi scuso in anticipo, ma ho la linea che va e che viene, quindi quasi sicuramente adesso spegnerò il video e se riesco cercherò di seguirvi come audio. Grazie di tutto. Grazie Cristina Milanese. E adesso passiamo la parola alle imprese. Quindi il tema, i primi passi del PNRR, quadro generale, punto di vista delle imprese. Massimo Levrino, CEO Office e Comitato di Coordinamento PNRR di IREN, insieme con i collaboratori Pietro Andreotti e Guido Scarafia. Prego Massimo. Grazie Vladimiro, grazie a tutti, saluto. Noi abbiamo preparato alcune slide per dare l'idea di come IREN si è strutturata, perché effettivamente si tratta di un provvedimento di un'ampia portata e quindi richiedeva un'organizzazione interna. Infatti abbiamo costituito questo comitato di coordinamento che ha un ruolo esteso su tutto il gruppo. Poi lo vedremo nella parte seconda quando illustrerà sia Pietro Andreotti che Guido Scarafia. Quindi abbiamo due parti del nostro intervento. Andiamo sulla parte 1, che ho voluto richiamare brevemente quelle che sono le di cosa stiamo parlando, perché si legge tanto, sappiamo tutti in realtà, però mi sembrava anche come primo intervento opportuno rifare il quadro complessivo del PNRR, che si inserisce naturalmente nell'ambito del Next Generation EU, che è un provvedimento di natura europea, ma il PNRR è italiano ed è stato presentato ad aprile del 21 ed è stato approvato il 13 luglio e prevede una serie di interventi molto consistenti. Abbiamo già incassato i 24 miliardi, quasi 25 come anticipo, e abbiamo anche già incassato la prima rata di 21 miliardi, perché stiamo procedendo, devo dire, fino ad ora nei tempi previsti dal piano stesso. Quanto è il beneficio per l'Italia? In termini di PNRR siamo a 191,5 miliardi, una cifra consistente, però dobbiamo dire che di questi 122,6 miliardi sono finanziamenti che andranno quindi restituiti. Adesso è prevista una restituzione dal 2028 al 2058, quindi in termini molto lunghi, però è un debito, mentre gli altri 68,9 sono delle sovvenzioni, quindi non da restituire, sono a carico del bilancio europeo, che si finanzierà con entrate aggiuntive previste sia in ambito fiscale che in ambito ambientale, insomma nuove imposte sulle emissioni e così via. Quindi questi non cadono quindi sul bilancio dello Stato italiano, e anche i prestiti alla fine non sono prestiti finanziati da emissioni di titoli di Stato italiani, ma sono emissioni europee, quindi con merito di credito diverso e migliore di quello che è italiano. Tra l'altro il tema è di grande attualità considerando la ripresa degli spread e dei tassi che è avvenuta dopo
la pubblicazione del PNRR. Quindi, ho poi aggiunto ci sono altri 13 miliardi di contributi sempre europei, i React-EU, che sono aiuti integrativi. Questi sono anche questi sono sovvenzioni, quindi non debito. E poi, tanto per dare un quadro generale di risorse, abbiamo altri 30,6 miliardi a titolo di piano nazionale complementare, sono risorse aggiuntive nazionali, queste sì finanziate sul bilancio dello Stato, quindi con emissione pubblica. Quindi possiamo procedere con la slide successiva. Questa è la torta, la torta dei 750 miliardi è divisa per il 90% è il piano di ripresa e resilienza, il resto sono gli altri fondi, di cui uno React EU l'ho già citato, ed è quello che ci porta a 13 miliardi. Uno dei pilastri del PNRR, bene ricordare che gli interventi devono essere interventi che non generano nessun danno ambientale, quindi siano coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e miglioramento ambientale. Questo è un must trasversale. Andiamo fino a uno sguardo. Tanto per dare uno sguardo, ecco, qui è evidente che l'Italia a 191 miliardi sembra che sia un divario enorme. In realtà molti stati, tra cui la Spagna, Francia e Germania, non hanno scelto di prendere risorse a debito, ma solamente contributi. Quindi i nostri 191, ricordate, 68,9 sono contributi, la Spagna ne ha avuti un miliardo in più, ecco, tanto per dire, quindi non è omogeneo il confronto. Questo solo per evidenziare questa disparità. Noi invece abbiamo usato molto anche la quota del debito, che ripeto, essendo un debito emesso, finanziato a livello europeo, dovrebbe essere a condizioni più favorevoli, quello del debito italiano. Quindi, andando invece sulla slide successiva, abbiamo evidenziato la torta. Ecco, il 191, come si dividono, sono state ipotizzate cosiddette sei missioni. La prima è la digitalizzazione, innovazione e competitività, 40,32 miliardi. Qui sono interventi a sostegno della transizione digitale del paese e la modernizzazione della pubblica amministrazione e di tutte le infrastrutture alla fine che concernono la pubblica amministrazione. L'obiettivo primario qui è garantire la copertura del territorio con una banda larga, quindi ultra larga, anzi, quindi per migliorare la competitività delle imprese e agevolare anche l'internazionalizzazione di tutti i settori. Quindi, la seconda missione, che è la rivoluzione verde, è quella che ha risorse maggiori, 59,47 miliardi. Peraltro ci sono anche delle attività molto molto rilevanti sottostanti, quindi qui si parla di economia circolare, si parla di ricerca di fonti di energia rinnovabile, si parla anche di risparmio energetico, quindi efficientamento energetico, si parla di utilizzo di attività volte al recupero del dissesto idrogeologico, di depurazione delle acque, insomma è un settore veramente vasto di intervento questo. E tra l'altro a livello di IREN, questa è la missione più importante per la nostra attività, la vediamo poi anche dopo. La missione 3 riguarda l'infrastruttura per la mobilità sostenibile, qui si parla di interventi sull'alta velocità ferroviaria e non solo, anche per il potenziamento della rete ferroviaria regionale, quindi la messa in sicurezza del monitoraggio di tutto il territorio e quindi favorire i trasporti interni e internazionali. La missione 4, la missione 4 riguarda l'istruzione e ricerca, qui si punta a garantire le competenze e le capacità e interventi sulla scuola, quindi qui è università, quindi qui sono previsti rafforzamenti del sistema di ricerca di base e nuovi strumenti per il miglioramento tecnologico della istruzione della scuola. La 5, inclusione e coesione, qui il focus è sul potenziamento dei centri di impiego e servizio civile. Sono anche previste misure per migliorare l'infrastruttura per le famiglie e le comunità in generale. Infine la missione 6,
si parla di salute, si parla di miglioramento della rete territoriale del sistema sanitario, sviluppo della telemedicina, promozione della ricerca via, e così via. Quindi sono interventi di ampio respiro sulla salute. Andrei sempre alla successiva, perché l'ho già coperta. Andiamo sulla un veloce excursus sulle riforme, perché il PNRR non sono solo investimenti, ma sono anche interventi di riforma, quindi riforma della pubblica amministrazione. Qui in generale si può dire che la strategia è volta a investire sul capitale umano, sulla formazione, ma anche sul ricambio generazionale, sulla rigenerazione dei processi, quindi rendere più efficace la qualità del servizio, del servizio pubblico, il miglioramento dei servizi in generale e la riduzione della burocrazia per le imprese. C'è poi la riforma della giustizia, quindi non mi soffermerei, diciamo che è autoesplicativo, sappiamo tutti bene quali sono i temi che diciamo colpiscono la giustizia. Qui si parla di una pluralità di interventi, tra cui anche la digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, quindi adozione di strumenti più avanzati, tecnologicamente avanzati. Semplificazione e concorrenza è la pagina successiva. Sono riforme abilitanti, questo sia della semplificazione della concorrenza, in quanto sappiamo bene che la concorrenza dei mercati è uno strumento chiave per favorire l'aumento della competitività e quindi il miglioramento dei servizi e anche la produttività delle aziende. Quindi questo è un altro intervento importantissimo ed è sottostante ed è incluso nel PNR. Infine, tanto per dare un quadro generale, ci sono priorità trasversali, quindi che colpiscono, che influenzano le attività di tutte le missioni, quindi riguardano la parità di genere, che è il termine che ho evidenziato, quindi la valorizzazione dei giovani e del mezzogiorno, quindi l'obiettivo di recuperare i vari occupazionali che penalizzano giovani, donne e sud. Questo è di base. Io direi che ho finito la mia parte, che è generale, e passerei la parola a Pietro Andreotti, che ci spiegherà come ci siamo organizzati in IREN per un processo così complesso. Sì, buonasera a tutti. Ecco qui sulla seconda sezione. Vedremo, ecco, appunto, qual è stata la struttura organizzativa che diciamo, ha implementato il gruppo per fronteggiare questa sfida del PNRR, e poi vedremo in una seconda sezione quelle che sono i bandi e le misure a cui IREN ha già partecipato, quelle che sono in fase di studio e le misure che dovranno uscire nei prossimi mesi. Ecco, in questa prima slide potete vedere quella che è la struttura organizzativa, la macrostruttura organizzativa che è stata creata all'interno del gruppo nell'ultima parte dello scorso anno, quindi a fine 2021, e i principi cardine che hanno guidato diciamo, l'implementazione di questa struttura sono tre. Il primo è il mantenimento di un presidio diretto da parte delle business unit del gruppo, quindi energia, reti, ambiente e mercato, su tutti quelli che sono i processi operativi legati alle progettualità e le iniziative legate al PNRR. Il secondo principio è una creazione di sinergie, coordinamento, messa a fattor comune di conoscenze, esperienze, e questo ha portato alla creazione dell'ufficio Project Management e coordinamento di programma, che è guidato da Massimo Lebrino. L'obiettivo quindi è stato diciamo, coordinare le varie business unit, i vari gruppi di lavoro all'interno delle singole business unit, che a loro volta sono supportate da specifici gruppi di staff delle funzioni di corporate di IREN, per esempio l'area legale, l'area regolatoria, pianificazione e controllo. Quindi l'idea è stata quella di creare una struttura snella e
rapida nel poter partecipare alle varie misure, ai vari bandi legati al PNRR. Terzo principio è quello del reporting al management, quindi è stato creato un comitato guida che comprende l'amministratore delegato del gruppo e i direttori di business unit e delle funzioni di corporate, questo anche per prendere le decisioni chiave per quanto riguarda i vari bandi del PNRR, per esempio sulla decisione su quali progetti candidare. Ecco che per mantenere appunto flessibilità e una struttura snella, il comitato guida si riunisce all'incirca una volta ogni 3 mesi. Un primo lavoro che è stato fondamentale a posteriori per la gestione di tutti i processi e i lavori legati al PNRR è stata la creazione di una mappatura delle linee di interesse per il gruppo, quindi legate agli ambiti delle multi-utility. E questo ha portato una delle prime complessità, ha messo in luce una delle prime complessità di gestire un piano come il PNRR, perché andare a censire, a mappare oltre 50 misure ha richiesto una standardizzazione anche delle informazioni, quindi mettere a fattor comune tutte queste informazioni è stata una grande sfida, ma a posteriori vediamo che è fondamentale per poter gestire il coordinamento di tutte le attività, di tutti i processi, anche con le business unit, per essere rapidi e proattivi nella gestione delle misure. Questa slide potete vedere una delle analisi che è stata fatta su quelle che sono le risorse legate a queste oltre 50 misure, che cubano per oltre 60 miliardi di euro. Nella parte sinistra abbiamo cercato di suddividere per macro ambito quelle che sono le varie linee di interesse per IREN, e oltre quasi il 40% è legata alla categoria che abbiamo denominato building e dissesto idrogeologico. In questo ambito rientrano per esempio le misure legate all'efficientamento energetico, in particolare quello delle scuole, alla minimizzazione dei rischi idrogeologico e di alluvione, eccetera. Quindi questo è un ambito veramente importante anche in chiave di transizione e sviluppo e ammodernamento del paese. Il 15% vediamo il tema del macroambito delle rinnovabili, dell'idrogeno, che è tradizionalmente legato alle attività di IREN, è fondamentale per la transizione energetica, e poi in terza posizione le reti, altro aspetto fondamentale per l'ammodernamento delle infrastrutture del paese. In questo caso le misure su cui si sta concentrando IREN sono in particolare quelle legate alle reti idriche e alle reti elettriche. Nel secondo grafico potete vedere quelle che sono la ripartizione delle risorse per ministero. Anche in questo caso vedete che il Ministero della Transizione Ecologica è in prima posizione, legato anche all'attività, proprio come abbiamo visto prima, di IREN. In seconda posizione abbiamo il Ministero degli Interni, ecco che qui rientrano le misure legate alla minimizzazione dei rischi idrogeologico e della riqualificazione delle aree urbane. E con il 20%, ecco, 12 miliardi legate al Ministero delle Infrastrutture. Infine, un terzo grafico è legato alle ripartizioni delle risorse per soggetto beneficiario. Ecco che le misure che abbiamo censito, che abbiamo mappato, i soggetti beneficiari sono per oltre la metà delle risorse legate agli enti pubblici. Questa pluralità di soggetti beneficiari, in cui rientrano anche le imprese, università, enti di ricerca, in alcuni casi le misure vedono soggetti beneficiari misti, quindi sia pubblici che privati, ha messo in luce un'altra delle complessità di gestire un piano come il PNRR, perché in alcuni casi ecco che le misure hanno richiesto anche di fare dei passaggi nelle assemblee, degli enti o nei consigli d'ambito, quindi tante piccole sfide, complessità che abbiamo dovuto
gestire giorno dopo giorno, per esempio per quanto riguarda la misura legata all'economia circolare, legata ai rifiuti, che si è chiusa a marzo. Quindi è una sfida in alcuni casi che diciamo, non è facile da gestire, però diciamo, abbiamo cercato anche con l'organizzazione che è stata creata all'interno di IREN di renderla il più snella ed efficiente possibile. Lascio quindi la parola al collega Guido Scarafia, che illustra la seconda. Sì, buonasera a tutti. Diciamo, allora, in questa slide abbiamo riportato un po' un recap di alcune fonti in termini di siti su cui diciamo trovare degli aggiornamenti e su cui noi stessi come gruppo di coordinamento lato IREN seguiamo appunto un po' l'evoluzione dei singoli bandi sulle varie linee di intervento. Innanzitutto la fonte principale è il sito di Italia Domani, dove del governo, dove sono dettagliate tutte le varie linee di intervento e gli aggiornamenti in termini poi anche di bandi emessi. Un'altra fonte che stiamo utilizzando abbastanza è l'osservatorio OREP, che è promosso dall'Università di Roma Tor Vergata, dove anche in questo caso vengono pubblicati sostanzialmente giornalmente notizie relative ai bandi che la pubblicazione dei singoli decreti con i rimandi ai link dei vari ministeri. Abbiamo poi segnalato un'ulteriore fonte, quello del servizio orientamento PNRR comuni, questo un servizio promosso dall'ANCI che è focalizzato in particolare appunto all'amministrazione pubblica e ai comuni, quindi targettizza un po' le linee di intervento che appunto sono dedicate a questi soggetti beneficiari, e poi in generale un po' i vari siti dei ministeri, ma diciamo le tre fonti che ho citato precedentemente diciamo fanno un po' da collettore, no? Sull'aggiornamento dei vari bandi, evitando diciamo di andare puntualmente sulle pagine dei vari ministeri. E nella slide successiva e poi in quella seguente abbiamo un po' riportato suddivise per area tematiche, business unit in cui opera il gruppo IREN, un po' le linee di intervento sulle quali abbiamo avuto modo di presentare dei progetti per quelle concluse e quelle aperte o ancora o che verranno, cui è prevista l'emanazione nei prossimi mesi, stiamo studiando e valutando delle iniziative progettuali. Innanzitutto riguardo il tema ambiente, quindi ciclo dei rifiuti, sicuramente possiamo citare due linee di intervento sull'economia circolare, che erano quelle promosse dal Ministero della Transizione Ecologica, e nello specifico le linee M2C1, l'investimento 1.1 per l'ammodernamento e la creazione di nuovi impianti di riciclo, e anche riguardo il tema della raccolta dei rifiuti urbani in capo per i quali i soggetti beneficiari individuati erano gli enti d'ambito degli ambiti ottimali in cui viene gestita il ciclo dei rifiuti, e poi la linea 1.2 che invece era dedicata a soggetti privati per la presentazione di progetti di economia circolare, progetti faro su determinate frazioni di rifiuto. Nello specifico, la linea 1.1, quindi quella degli impianti pubblici, soggetti beneficiari, gli enti d'ambito, si suddivideva in tre sotto categorie, la A sulla meccanizzazione, dove finanziava interventi di miglioramento e meccanizzazione della raccolta, la B gli impianti di riciclo delle frazioni da raccolta differenziata, e la C impianti di trattamento e riciclo su specifiche frazioni come ad esempio i fanghi di depurazione, ad esempio i rifiuti tessili, mentre la seconda linea, quella per i
dedicata ai soggetti privati targettizzava il riciclo, impianti di trattamento e riciclo dei RAE, della carta, della plastica e del tessile. Su queste due linee, come vedete, come gruppo abbiamo entrambe le linee si sono chiuse, diciamo, la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali era nel mese di marzo. Sulla prima linea, come gruppo, abbiamo presentato progettualità per circa 240 milioni di euro di investimenti tramite le varie società del gruppo, mentre sulla seconda progetti per circa 70 milioni di euro. Su entrambe, diciamo, sono attese le graduatorie, quindi poi con la definizione degli investimenti ammissibili entro diciamo il mese di agosto, i primi di settembre. Lato ambiente, un'altra linea diciamo di intervento attenzionata è quella sullo sviluppo del biometano agricolo, in questo caso dove di fatto si finanziano sia con parte di contributo fondo prodotto che con incentivi, diciamo la realizzazione di nuovi impianti o il revamping appunto di impianti proprio sui biometano da biogas agricolo. E in questo caso il decreto non è ancora in fase di finalizzazione ed atteso per i prossimi mesi. Passando invece poi al comparto business, diciamo a rete, anche in questo caso sono state presentate delle progettualità nell'ambito della prima linea, quella dell'economia circolare per gli impianti pubblici, perché come dicevo prima, uno delle sottolinee, la 1.1C, era dedicata proprio al finanziamento di impianti di trattamento e recupero dei fanghi di depurazione, quindi attraverso la business unit Reti sono state presentate anche qua nel mese di marzo delle progettualità per circa 30 milioni di euro, tutte legate alla linea di trattamento fanghi ad impianti di depurazione che gestiamo come gruppo a livello principalmente emiliano e ligure. Un'altra delle linee, diciamo, di intervento per le quali sono state presentate proposte progettuali che si è già chiusa almeno nella prima finestra è quella che finanziava interventi di investimenti per la riduzione delle perdite idriche e il monitoraggio e la digitalizzazione delle reti acquedottistiche. Anche in questo caso sono state presentate dalla Business Unit Reti progettualità per circa 50 milioni di euro di investimento nella prima finestra che si è chiusa, cui era possibile presentare le proposte a maggio, ce ne sarà una seconda in autunno fino a ottobre. Nell'ambito invece di fognatura e depurazione, a valle diciamo della recente pubblicazione del decreto MITE sulla specifica linea di intervento e in particolare il decreto che ha ripartito le risorse a livello regionale, sono in fase di studio, diciamo, le progettualità da candidare su questa linea di intervento. In questo caso si finanziano interventi, non l'ho detto prima, ma sia le perdite idriche che in questo caso vedono come soggetti beneficiari gli enti d'ambito e, diciamo, nel caso della linea su fognatura e depurazione finanziano interventi che hanno l'obiettivo di prevenire o sanare infrazioni comunitarie su questo tema. E per ultimo, diciamo, sul tema invece reti elettriche, sono allo studio progettualità su due misure che sono state pubblicate recentemente, circa una settimana fa, sugli interventi sul potenziamento delle smart grid e investimenti sulle reti di distribuzione e trasmissione elettrica, diciamo, per adeguarle al tema eventi estremi e cambiamenti climatici. Alla slide successiva, invece, passando alla business unit energia, una linea di intervento attenzionata è quella che finanzia, sempre da parte del MITE, investimenti per la realizzazione e l'estensione di nuove reti di teleriscaldamento, con particolare focus su quelli, diciamo, il teleriscaldamento efficiente, quindi che utilizza calore di scarto o rinnovabile,
E altra linea, diciamo, attenzionata è quella che invece finanzia investimenti per la produzione di idrogeno verde in aree dismesse. Entrambi di questi bandi sono attesi, anzi dovevano già, diciamo, dal cronoprogramma sarebbero già stati dovuti essere, diciamo, pubblicati, sono attesi nel breve termine, sono dello studio alcune progettualità anche a livello di gruppo. Sempre sul tema energia ci sono altri 3 linee di intervento, anche queste attenzionate e non ancora, di cui sono previste la pubblicazione dei bandi nei prossimi mesi, che riguardano le comunità energetiche, l'agrisolare e l'agrovoltaico. Questi due, diciamo, rispettivamente riguardano investimenti su, appunto, finanzi, investimenti sul fotovoltaico integrato con una produzione agricola e il fotovoltaico legato invece a, appunto, su edifici, diciamo, legati di pertinenza di aziende agricole. E tutte queste 3 misure, anche queste, sono attese, diciamo, nei prossimi mesi. Come gruppo, diciamo, sono state attenzionate tutta una serie di linee di investimento che avevano come obiettivo invece gli interventi sia di rifacimento che di efficientamento energetico strutturale su scuole, asili nido, mense, palestre. Diciamo, sono tutte bandi che si sono chiusi nei primi mesi di quest'anno, che avevano come enti, bandi emanati dal Ministero dell'Istruzione, che avevano come beneficiari gli enti che appunto sono proprietari rispettivamente di queste infrastrutture, ma IREN, attraverso in particolare la Business Unity Smart Solution, ha supportato gli enti nella candidatura delle proposte progettuali. In questo caso potrà poi a valle, adesso sono state pubblicate anche recentemente le graduatorie, agire come, diciamo, soggetto attuatore degli stessi. Riguardo alla mobilità, la linea di intervento, diciamo, attenzionante, è quella sull'investimento riguardo alle infrastrutture di ricarica. Anche in questo caso è previsto un contributo, diciamo, a fondo perduto tramite aste, e il decreto infrastrutture di ricarica sia su superstrade che aree urbane, e il decreto è atteso nei prossimi mesi. Per ultimo, il comparto ricerca e innovazione, anche in questo caso abbiamo seguito alcune e partecipato a vario titolo su alcune linee di investimento di intervento che si sono sostanzialmente chiuse nei mesi scorsi. E le prime due, quella sui campioni nazionali, gli ecosistemi dell'innovazione, che, diciamo, andavano a finanziare dei partenariati estesi, diciamo, tra università, enti di ricerca e soggetti privati, che, diciamo, sviluppa con l'obiettivo di sviluppare dei programmi di ricerca su determinate tematiche. Abbiamo sottomesso sostanzialmente delle manifestazioni di interesse a collaborare con alcuni partenariati. Ricordo che su gran parte di queste misure i soggetti beneficiari e che potevano coordinare, sottomettere le proposte, erano enti di ricerca ed università, e, diciamo, i soggetti privati potevano collaborare nello sviluppo delle progettualità di ricerca. C'è stato un ultimo bando che si è chiuso, diciamo, a metà maggio, che era quello che finanziava partenariati estesi tra, anche qua, sempre università, centri di ricerca e aziende private. Quest'ultimo, a differenza dei precedenti, finanziava programmi di ricerca più a basso TRL. Anche in questo caso abbiamo tra l'altro partecipato quale partner nella presentazione di 2 proposte, diciamo, progettuali sul tema rischi ambientali e scenari energetici. Con questo ho concluso la presentazione lato IREN. Grazie, ringrazio Massimo Leverino, Pietro Andreotti e Guido Scarafia, perché ci hanno dato un segno estremo di concretezza. Al di là di darci un po' il quadro generale della normativa, che è sempre utile richiamarlo, ma ci hanno anche dato il quadro di come si è mossa una grande realtà. IREN è il nostro associato come Torino Finanza, devo dire che è una delle imprese che sul territorio
più innovative. E anche qua il progetto come strutturato è estremamente importante, e poi ci è andato il segno di quelle che sono le linee e di quelli che sono gli interventi su cui si è concentrato finora l'attività, stando dietro, seguendo tutti quelli che sono man mano i provvedimenti che vengono emessi con le varie scadenze, quelli che possono essere di interesse. Senz'altro questo è un quadro di estrema concretezza, quello che dicevamo all'inizio, e quindi sta poi ai soggetti, in questo caso alle imprese, andare a rispondere nei tempi dovuti. Passiamo adesso al tema PNRR ingegneria, prospettive e opportunità per i professionisti tecnici. Alessio Rebola dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino, che sostituisce Fabrizio Giordano, che ha avuto un impedimento. Prego. Sì, grazie. Adesso cerco di condividere le slide in modo da così dare un po' maggiore freschezza e aiutare anche a recuperare magari qualcosina, ma dovrebbe essere abbastanza, dato che la presentazione precedente ha già affrontato alcuni temi che mi ero proposto di quelli introduttivi in particolar modo. Quindi grazie della parola. Allora passiamo, questo è un po' quello che andremo a vedere, quindi parleremo di fondi europei, di struttura del PNRR, parleremo dei principi del DNSH, quindi Do Not Harm, Do Not Significantly Harm, elementi di progettazione europea, e parleremo poi di come si integra il project management per la gestione ottimale del PNRR con il project cycle management, che è il, diciamo, un po' la cassetta degli attrezzi che ci ha dato l'Europa. Ma permettetemi prima di iniziare di focalizzare un attimo, dato che rappresento comunque una categoria professionale, quella degli ingegneri, lasciatemi dire, spendere una parola sul ruolo dell'ingegnere, sull'attività che deve fare, che deve svolgere, e riteniamo che sia una risorsa che implica doveri e responsabilità per la collettività. Gli ordini professionali non sono assolutamente così passati di moda, sono ancora attuali, e il PNRR rimane, esalta secondo me il ruolo degli ordini professionali, laddove l'ordine professionale va a interagire con la parte etica del nostro lavoro di tutti i giorni. Noi dobbiamo lavorare, noi ingegneri, con tutti gli ordini professionali, anche negli altri settori, per la sicurezza e il benessere delle persone, e quindi anche per il corretto utilizzo delle risorse della qualità della vita. Io credo che questo sia un tema fondamentale in tema di PNRR, proprio perché sono soldi che poi andranno a costituire anche un debito per le generazioni future, quindi bisogna assolutamente dare un risultato. Per dare questo risultato, noi è da un po' di anni che come ingegneri, insieme anche ovviamente agli altri professionisti come gli architetti, parliamo di progettazione integrata, che vuol dire andare già nelle fasi preliminari di azione dell'opera, poi del progetto, poi nelle altre varie fasi, a lavorare in maniera integrata tra i vari professionisti, siano essi ingegneri, che comunque sono declinati in tantissimi settori diversi, e con anche gli altri professionisti, architetti. Adesso anche abbiamo i commercialisti per tutte le parti relative poi alla rendicontazione finanziaria di questa attività. Next Generation EU ci dà una 390 miliardi di euro in grants e 360 in loan a livello europeo globale, ma il bilancio europeo è composto anche da altri finanziamenti. Se noi pensiamo che il bilancio che si articola, il bilancio europeo si articola in 7 anni di budget, generalmente lavorava intorno ai 1.000 miliardi di euro, con il PNRR noi siamo andati a 1.800 miliardi di euro, quindi veramente a livello europeo uno sforzo enorme, dal 2021 al 2027.
Questa è la struttura, passo abbastanza velocemente, tanto l'abbiamo già visto prima. Volevo solo così porre l'attenzione sul fatto che noi ci siamo impegnati con degli impegni giuridici già entro il 31 dicembre 2023, in modo da avere i pagamenti entro il 2026. Quindi tutto questo avviene in 5 anni. Teniamo conto che di solito il bilancio europeo era in 7 anni, quindi noi abbiamo aggiunto, se vogliamo, rispetto ai fondi normali europei, un tassellino in più di difficoltà, perché invece dei 7 anni ne abbiamo 5, quindi dobbiamo essere ancora più veloci, e questo ovviamente ci pone dei problemi, soprattutto quando ci troviamo, e io ci lavoro dentro nella pubblica amministrazione, io lavoro in un ospedale, per cui sono abbastanza testimone ogni giorno delle difficoltà di portare avanti i progetti in tempi accettabili. I pilastri del meccanismo di resistenza e resilienza sono 6, e sono questi: della transizione verde, trasformazione digitale, eccetera, eccetera, questi qua che vedete, che convergono poi in quello che viene chiamato lo European Green Deal, che impone il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'agenda del UE 2030. E quindi questo Next Generation EU, quindi questo meccanismo di finanziamento, prevede che almeno un 37% di questa spesa sia destinata ad obiettivi di questi pilastri, cioè degli obiettivi climatici, secondo il principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente. Una piccola nota: si chiama Next Generation EU finanziamento, il PNRR è il piano che ha presentato il nostro governo italiano per acquisire i fondi, giusto come notazione per chi magari l'aveva dimenticato un attimo. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'Unione Europea sono 17, che poi si sviluppano in 169 target che fanno parte dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Come dicevo, il Next Generation EU impone il rispetto del principio di non recare danni significativi all'ambiente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che per la valutazione di conformità di un progetto si fa riferimento ad una tassonomia europea introdotta con il regolamento 17 del 2020, e si va per ogni progetto, si va a individuare per ogni misura, a valutare se viene arrecato o meno un danno in base agli obiettivi ambientali del Green Deal, e quindi c'è tutta una serie di linee di controllo in merito alla mitigazione dei cambiamenti climatici, cioè se l'intervento porta significative emissioni di gas serra, oppure se rispetto all'adattamento ai cambiamenti climatici, oppure all'uso sostenibile della protezione delle risorse idriche e marine, all'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi. Quindi questo è molto importante, perché è un lavoro che deve essere fatto per ciascuno degli obiettivi, degli interventi. Questo viene operativamente poi fatto con approcci diversi in base ad ogni misura viene valutata se c'è un impatto prevedibile sull'obiettivo, allora si fa questa valutazione. Se non c'è l'impatto, perché la domanda è: ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile? Sì, si va oltre. No, allora per ciascun obiettivo si va a misurare se la misura può sostenere contribuire in modo sostanziale a questo obiettivo, allora si passa
alla fase successiva di valutazione più precisa e più approfondita. Il PNRR ha tre assi strategici fondamentali, che sono la digitalizzazione e l'innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale, e si articolano nelle sei missioni che abbiamo già visto. Tutto questo però comporta delle caratteristiche estremamente sfidanti, perché per andare a recuperare, quindi ottenere questi finanziamenti, avere effettivamente le rate di finanziamento, che sono, questi sono un po' il quadro finanziario, che tra l'altro, scusate, vi faccio solo vedere, piccolo inciso, teniamo conto che tutto questo comporta un impatto positivo sul PIL e sui consumi privati, sugli investimenti totali, sulle importazioni e le esportazioni, e qua vedete i numeri, chiaro, sono previsioni, sono stime, però comunque sono numeri di tutto rispetto. Dicevo, per andare a prendere questi finanziamenti, che qui poi ho messo anche alcuni progetti del MISE, che magari poi dopo ci torniamo, noi abbiamo dei vincoli. Abbiamo dei vincoli che sono molto rigidi, perché l'Unione Europea è rigida. Lo sappiamo che insomma non gliela vai a raccontare a Bruxelles che non ce l'hai fatto perché per un motivo o per l'altro, cioè non ci sono scuse. Quindi sono molto, 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 molto poco flessibili, forse anche giustamente. Quindi dobbiamo avere entro il 2026 gli interventi conclusi e rendicontati. Quindi vuol dire che se devono essere rendicontati, non è che li posso finire al 2026, li devo finire prima, perché la rendicontazione tramite auditing anche di parte terza, che sono poi gli enti attuatori, cioè devo avere tempo, quindi devo finire un anno prima, un anno e mezzo prima. E poi ci sono tutta una serie di obiettivi e traguardi intermedi che sono correlati, come abbiamo visto, come si è già visto prima, all'erogazione di rati semestrali e eventualmente anche di premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale o penale in caso di ritardo. Forse noi siamo più attenti a non prenderci le penali. Quindi il PNRR come è uno strumento poi basato sulla performance, su quello che è l'output, e abbiamo quindi obiettivi di efficacia, che sono quelli, diciamo, dal raggiungimento entro il 31 agosto 2026 di quelli che sono gli obiettivi prioritari qualitativi come milestone, e i traguardi intermedi quantitativi, i targets, che sono da indicare in ogni progetto, con i relativi tempi di realizzazione. Solo sulla base del raggiungimento di questi obiettivi si può richiedere il pagamento due volte all'anno, e quindi è uno strumento che è basato proprio sulla performance e non sulla spesa, come eravamo abituati. Cioè non è che si va a fare a dire ma ho speso tot, perché i fondi europei tradizionali invece erano sulla spesa, cioè ho speso, infatti si dice sempre abbiamo tanti fondi europei, non siamo stati capaci di spendere i soldi europei. No, qui è ancora più difficile, perché dobbiamo non solo spendere, ma ci deve essere, bisogna dimostrare che la spesa ha prodotto un risultato in linea con quelli che sono gli obiettivi. E il Consiglio e la Commissione europea possono anche interrompere, possono decidere di interrompere i pagamenti. Quindi diciamo anche questo è importante. E poi abbiamo un problema, diciamo un vincolo di efficienza. Cioè non è che possiamo andare a fare, adesso è troppo facile fare analogie con le ultime situazioni dei vari bonus, però i costi devono essere ragionevoli e plausibili anche in relazione agli impatti stimati. Quindi non è che possa ingonfiare i costi, e ovviamente
come non parlare dell'aspetto anche delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interesse sull'utilizzo dei fondi. Per gestire in maniera un po' organizzata tutto questo, noi abbiamo delle fasi della progettazione che partono dalla definizione del progetto e dalla sua approvazione, l'approvvigionamento, l'esecuzione e la verifica ex post. Nella progettazione le varie amministrazioni devono, avendo una serie di progetti, cercare di andare a pescare con quello che si chiama un po' program di portfolio management, i progetti che danno gli impatti migliori in termini di benessere oppure che sono più facilmente realizzabili in base alle risorse economiche, le tempistiche e i vari termini. E poi bisogna essere in grado di farsi approvare questi progetti, perché alle volte anche i progetti possono anche non essere approvati. Poi c'è la fase della progettazione, la fase dell'approvvigionamento. Gli enti attuatori devono essere in grado di fare le gare, quindi o utilizzare le centrali di committenza regionali, devono cercare anche di attivare eventualmente degli strumenti di partenariato pubblico-privato che vadano a moltiplicare quelli che sono i fondi disponibili, in modo da creare proprio un effetto, un volano economico che vada a costituire poi quella che si dice una win-win situation. Va bene per il pubblico, va bene per il privato e ci guadagnano anche i cittadini. E poi la fase di esecuzione. La fase di esecuzione che è quella che deve far nascere l'opera, sia il progetto deve essere realizzato, sia esso una cosa, un manufatto come un qualcosa di immateriale, Nel modo migliore secondo criteri di costi, qualità e tempistiche. E poi c'è la fase della verifica ex post, in cui vengono valutati quelli che sono stati i risultati di questo lavoro. Andrei un po' più avanti perché poi sono concetti che abbiamo in parte già detto. Quindi noi abbiamo degli strumenti che ci aiutano a gestire questa fase complessa, che sono questi: portfolio management, program management, un approccio sistematico ai progetti, cioè bisogna integrare tematiche di project management, focalizzando l'attenzione sulla gestione dei rischi, arrivando a utilizzare delle metodologie per avviare, pianificare ed eseguire i vari step della progressione dello sviluppo dell'opera. E quindi abbiamo bisogno di avere un modello di organizzativo adeguato, con delle figure professionali che siano formate ed idonee e che siano anche certificate. Eventualmente ci sono anche degli organismi che fanno questo, fanno cultura e certificano il prodotto del loro lavoro. E quindi, quando parlo di governance di progetti, dobbiamo parlare di gestione di tutto il ciclo di vita del progetto in maniera da andare a diminuire i costi, avere una schedulazione degli interventi adeguati. In fondo poi il lavoro del project manager è quello di utilizzare il buon senso al massimo livello. E noi dobbiamo andare a utilizzare degli strumenti come il diagramma di Gantt, che può essere uno strumento statico, ma se vado invece a aggiornarlo in base all'andamento del progetto, diventa uno strumento vivo che cambia la percezione di quelli che saranno i tempi effettivi, le risorse effettive da mettere, e ci permettono di rispettare meglio i vincoli di costi qualità. Perché poi un progetto nasce in un contesto organizzativo. Noi abbiamo un contesto in cui abbiamo una serie di input, delle attività e un output. Alla fine un progetto è poi questo, può essere tante cose, può essere un progetto, può essere anche
una promessa di matrimonio da mettere in campo, organizzare un evento di questo tipo. Cioè, noi abbiamo delle risorse, abbiamo delle azioni che facciamo, dei beni, servizi, dei prodotti, e poi possiamo generare un cambiamento con queste attività. Possiamo raggiungere degli obiettivi strategici e dobbiamo, e tutto questo genera a sua volta dei nuovi bisogni che poi vanno a rimettere in circolo la logica del sistema. In tutto questo noi abbiamo anche non solo dei progetti singoli, abbiamo anche le operation, che sono delle attività più ripetitive, che poi in realtà possono anche far parte dei progetti, perché noi se noi andiamo a vedere in un progetto, noi abbiamo la complessità, la temporaneità, tutte queste parole chiave, le risorse, un'elaborazione progressiva, l'unicità, la pianificazione, i vincoli, il rischio e gli stakeholder, però in realtà questa è una figura della Uniso 21500, quando lavoriamo in un progetto, in un ambiente organizzativo, ogni progetto nelle attività, quindi nei processi che fanno parte di un progetto, noi abbiamo le operation, perché per esempio l'attività progettare è una serie di operazioni, un'attività abbastanza, non dico standardizzata sempre, però comunque abbastanza abituale, non è un'attività unica, ma che si inserisce nel suo progetto unico. Quindi questo è l'esempio, per esempio, di un piano strategico di un comune in cui l'obiettivo era quello di migliorare i servizi resi ai cittadini attraverso la digitalizzazione dei servizi comunali. Noi partiamo da delle opportunità, quindi che sono i fondi nazionali, per esempio, dedicati all'innovazione. Abbiamo questo progetto di digitalizzare, per esempio, l'ufficio anagrafe per migliorare i servizi ai cittadini. Abbiamo il progetto, abbiamo il suo output, che però l'output va a finire nell'operation, cioè abbiamo l'erogazione di servizi digitalizzati al personale, dal personale per i cittadini, e quindi come benefici abbiamo i servizi resi in termini di velocità e di miglioramento generale. Tutto questo si relaziona quindi con l'ambiente esterno e crea una nuova strategia di organizzazione che poi a sua volta riprende su delle opportunità, e quindi questo è tutto un ciclo continuo che va avanti. Quindi, prendendo il discorso che abbiamo visto in un progetto tipico di digitalizzazione, e se noi lo mettiamo in relazione con questa sinottica in cui si vede una parte alta strategica che parte dai trattati europei, dal quadro finanziario verso la politica settoriale, poi c'è il fondo e abbiamo i programmi e i progetti. Questa è la parte europea. Noi ci inseriamo in questa strategia che abbiamo visto prima di organizzazione, dobbiamo andarci a integrare con gli europei, con i programmi europei. Questo è un lavoro che è sempre stato difficile fare, ma non solo in Italia, e per questo che fin dal 92 la Commissione europea ha adottato il Project Cycle Management come sede di riferimento per la gestione dei progetti, quindi per andare a migliorare le criticità riscontrate, che erano quelle della programmazione e progettazione inefficace, progetti che non erano pertinenti, non c'era l'analisi dei rischi, eccetera. Quindi noi abbiamo questo sistema che ci viene proposto di Project Circle Management dall'Unione Europea, che ci consente, integrandolo con i principi del Project Management che abbiamo visto prima velocemente, ma penso che molti di voi già li conoscono, ma che comunque devono essere implementati sempre di più, andiamo a migliorare, ad integrarci come soggetto attuatore con il soggetto finanziatore. Quindi abbiamo la parte della programmazione, dell'identificazione, della valutazione a carico del soggetto finanziatore, quindi l'Unione Europea, il soggetto attuatore, chi esso sia, pubblico, privato o
agenzia è il, appunto il finanziamento. Quindi il finanziamento ovviamente è a carico del soggetto finanziatore, noi ci troviamo ad integrarci in questo sistema. Cioè, in poche parole, dobbiamo essere un po' meno, se vogliamo proprio chiudere, chiosare, fare una chiosa finale, un po' meno artisti e diventare un pochino più anglosassoni e seguire un pochino di più quelli che sono gli strumenti, le procedure e diciamo le best practice. Io avrei finito, rimango comunque a disposizione, se avanzerà del tempo, per domande. Cedo la parola al Presidente. Grazie. Grazie. Ringrazio l'ingegnere Alessio Rebola, che ci ha dato un quadro di tutte le particolarità e le attenzioni che devono essere posti anche nelle verifiche e nei controlli, oltre che nella redazione dei progetti. Chiedo adesso a Fabrizio Polledro, vicepresidente della Fondazione per l'Architettura di Torino, di parlarci del PNRR, quali opportunità per i comuni. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi scuso perché ho pochissima linea, sono in viaggio e quindi preferisco tenere solo l'audio e il video spento. Innanzitutto sostituisco Gabriella Gedda, che è esperta nel PNRR per i comuni, perché è assessora a Beinasco, quindi vive giornalmente anche le problematiche che ci sono intorno poi al, come si può dire, l'ultimo chilometro, l'ultimo miglio del PNRR, che significa mettere a terra realmente i progetti. Io vorrei centrare la mia breve relazione su due concetti chiave, a mio avviso, legati al PNRR per i comuni: opportunità e criticità. Opportunità è quello che tutti noi sappiamo, cioè quello che tutti noi vediamo, una disponibilità finanziaria mai vista, che è anche quella disponibilità che deriva da quel 38% di risorse che l'Europa ha destinato all'Italia nel Next Generation UE. Però vorrei porre l'attenzione su un fatto, cioè che queste risorse sono solo un mezzo, nel senso che il PNRR copia un modo di fare estremamente europeo, dove il pubblico apre una porta ed è il privato a doversi inserire. Questa cosa è uscita fuori diverse volte nelle slide precedenti, cioè il pubblico è un attuatore e sostanzialmente è il privato che deve lavorare sulle risorse del PNRR. Il fine ultimo ha a che fare con una parola che è molto importante, spillover, cioè ricadute. Ogni soldo che investiamo deve avere una ricaduta, in questo caso per quanto riguarda i comuni, sul territorio, e come diceva l'ingegner Rebola, questa ricaduta deve essere anche controllata e rendicontata. Quindi le opportunità ci sono sicuramente, le criticità sono anche abbastanza visibili in questo momento. Partono, secondo me, sono tre le criticità da tenere sempre presenti. Fanno capo a un concetto chiave: i tempi strettissimi. Ricordiamoci che noi siamo un pochino in ritardo sull'attuazione del PNRR, perché a febbraio dovevamo aver allocato circa 15 miliardi, ne abbiamo spesi 5. Quindi questo ritardo può provocare una
crisi organizzativa soprattutto, perché la pubblica amministrazione è fatta di persone sono limitate come ore di lavoro e hanno anche una formazione che non è adeguata alla progettazione di bandi complessi. Quindi è auspicabile che ci sia anche un aiuto al personale dei comuni in maniera da riuscire a progettare meglio le prime fasi e non utilizzare soprattutto, questo è anche uno dei rischi più noti, progetti nel cassetto. I progetti nel cassetto vanno bene quando sono freschi, quando sono attuali e quando possono comunque rilanciare qualcosa sul territorio, non vanno bene quando sono progetti che hanno diversi anni e vengono inseriti solo perché ci sono le risorse in questo momento. Io avrei concluso la mia relazione e passerei la parola al coordinatore. Grazie all'architetto Fabrizio Polledro, che ci ha dato il quadro di quelle che sono le opportunità per i comuni, e adesso chiederei alla dottoressa Emanuela Barreri, il consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino, di parlarci sul ruolo del professionista nel supportare il cambiamento richiesto alle imprese dall'economia lineare all'economia circolare. Prego, Emanuela. Grazie, mi sentite? Molto bene. Allora, provo a condividere le slide, le vedete? Sì, sì, le vediamo. Perfetto, ecco. Allora, sì, il mio intervento è centrato su noi professionisti e appunto sul nostro compito / dovere di accompagnare le imprese in questi cambiamenti. Io credo sia veramente fondamentale il nostro ruolo, ma proprio perché è vero, cioè del denaro, ecco, il mio intervento non sarà tecnico come quelli precedenti, però sarà più, come dire, uno sguardo più di insieme, più sistemico. Quindi, ripeto, è vero che c'è denaro, però è importante che le imprese e gli imprenditori e anche noi professionisti, insomma, riescano a vedere questo cambiamento che c'è e che è proprio un cambiamento di mindset, di pensiero, di paradigma, perché nel momento in cui io vado a accedere a un finanziamento o comunque cambio il mio modo di produrre, ma non sono veramente convinto di quello che sto facendo, diciamo che i valori che seguo non sono consapevolizzati, c'è il rischio un po' che le aziende che tutto non funzioni. E ho scelto questa slide per introdurre l'argomento, mettendo appunto due mani che si uniscono, e uno vuole essere professionista e l'altro l'impresa. È vero che siamo abituati a pensare alle professioni mediche, alle professioni sanitarie come professioni di aiuto, ma io credo che sempre di più la nostra professione dei commercialisti, ma anche gli ingegneri, gli architetti, negli interventi precedenti è venuto fuori molto bene anche nel riferimento al deontologico degli ingegneri, di quanto sia importante che il professionista sia appunto di aiuto. Di aiuto in che cosa? Allora, l'economia circolare è proprio un cambio di paradigma di pensiero, cioè c'è proprio una modalità di vedere l'impresa e la produzione in un altro modo. Questa è una slide un po' importante perché effettivamente io ho messo uno stop e una via, quindi una svolta. In realtà non sarà così, non è così, perché sicuramente c'è una compresenza,
ci sarà sicuramente un momento di passaggio, ma non così drastico. Però effettivamente l'economia circolare è proprio un nuovo modo di pensare al quale non siamo abituati. Quindi noi professionisti sicuramente dobbiamo essere di aiuto alle imprese, però allo stesso tempo siamo anche noi che dobbiamo un po' cambiare questa modalità di pensiero e non soltanto appunto perché c'è del denaro. Un po' di storia, perché effettivamente gli aspetti emozionali sono anche importanti, magari lo sapete, ma se non lo sapete può essere interessante magari approfondire questo tema. La mamma, tra virgolette, dell'economia circolare viene considerata Ellen Carter, che è sì, un'imprenditrice che a un certo punto ha deciso di fare in solitaria il giro del mondo in barca a vela. E lei in questo suo viaggio, in questo suo percorso, ha proprio focalizzato quanto sia il sistema sia complesso, sia quanto le risorse siano finite. Cioè lei si è proprio resa conto, oserei dire, sia della rotondità della terra, ma anche del fatto che appunto non ci siano risorse illimitate. Quello che c'è è quello che lei aveva sulla sua barca e la natura che c'era in quel momento. Quindi sicuramente questo insight, questo pensiero è un pensiero che è semplice, oserei dire, però assolutamente di cambiamento. Qui vi ho indicato un TED, un filmato molto, molto emozionante, tra virgolette, di pochi minuti, per cui chi vuole andarselo a vedere aiuta sicuramente in questo cambiamento. Economia lineare, economia circolare. Sembrano concetti banali, Luca ha fatto riferimento al nostro presidente e ai nostri figli, probabilmente i nostri figli ce l'hanno molto più chiaro di noi, però è importante sottolineare come chi ha una certa età come me è nata ed è vissuta in un mondo in cui c'era appunto solo linearità. Quindi si utilizzavano, si prendevano le risorse, si produceva e poi si gettavano, cioè la quantità non era un tema, anzi non si pensava al tema invece del riutilizzo, del riuso e così via. Quindi a un pensiero che sia invece circolare. E ancora oggi devo dire molti imprenditori hanno cambiato il loro modo di pensare, ma non è così automatico. Altri, ad esempio, non ci pensano ancora, cioè non pensano in questa modalità, ma pensano semplicemente a produrre. Diciamo che molto spesso siamo concentrati quando pensiamo a un prodotto, a noi stessi, a far bene le cose, ma non pensiamo invece all'ambiente circostante. Invece Covid e tutto quello che è arrivato dopo ci hanno aiutato molto a cambiare questo tipo di pensiero. L'economia lineare, l'economia circolare hanno delle caratteristiche. Effettivamente l'economia lineare è basata tendenzialmente sulla massimizzazione della produttività, quindi si tende solo a efficienza e efficacia, e questo pensiero non è compatibile con la sostenibilità, in particolare ambientale e sociale, e probabilmente non lo è neanche più con quella economica. Nell'economia circolare invece, prima di tutto, noi dobbiamo pensare ad allungare il ciclo di vita del prodotto, cioè pensare a utilizzare il più possibile il prodotto, e questo è il primo pensiero. Poi, in seconda istanza, c'è il pensiero sul riciclare le parti che possono essere riciclabili e la riduzione del rifiuto. Ecco, devo dire che quando io ho iniziato a approcciare questi argomenti c'è il rischio proprio di banalizzare questi temi, perché spesso noi appunto riconduciamo l'economia circolare soltanto all'utilizzo del rifiuto, invece c'è molto altro. C'è anche un tema legato alla complessità dell'economia circolare,
perché in realtà se uno entra proprio nello specifico si rende conto che toccando una variabile ne tocchi poi tante altre e non c'è di solito un'unica soluzione. Quindi la soluzione che adottiamo spesso ha comunque degli effetti negativi su altre variabili e quindi non sempre c'è una soluzione che è la migliore. Una caratteristica però specifica dell'economia circolare è la condivisione, il prestito, il riutilizzo, la riporzione, il ricondizionamento, ecco, e devo dire che appunto, come ho detto prima, direi che la cosa più importante è non ridurre parliamo di materie prime, quando si parla di economia circolare, quello delle 3R, quindi ridurre il più possibile l'utilizzo delle materie prime, quindi effettivamente anche qui abbiamo un tema di, come dire, di risparmio, perché già subito noi pensiamo a utilizzare meno possibile di materie prime, riutilizzare al massimo e riciclare. Torno un attimo alla Ellen MacArthur, che non so quanti di voi la conoscono, e trovo molto interessante il modello, si dice, della farfalla, perché la circolarità la possiamo vedere sia nella parte organica, cioè sia relativa a tutto quello che riguarda un po' la produzione agricola, dove appunto estraggo tutto quello che posso dalle sostanze che utilizzo e poi le rimetto nel terreno e poi ricomincio, sia anche tutta la parte di circolarità relativa agli aspetti invece più tecnici. Pensiamo ai computer, ai cellulari, a tutto quello che invece è tecnico. Anche qui c'è una circolarità che prevede, come ho detto prima, tanti, tanti momenti, no? Abbiamo prima la manutenzione, poi abbiamo il riuso, poi abbiamo la rigenerazione, poi abbiamo il riciclo e poi abbiamo l'utilizzo di tutti gli elementi. Quindi è molto bello questo pensiero circolare che, come vedete, c'è in natura, ma c'è anche in quello che noi come umani abbiamo creato e quindi in tutto quello che invece è più tecnico. Le parole effettivamente che possono essere difficili, ma che secondo me caratterizzano appunto l'economia circolare, è proprio questo cambio di paradigma culturale e quindi avere al centro di tutto un pensiero che comunque sia sistemico e che metta in connessione più elementi. Ecco, anche in questa immagine abbiamo dei giovani, per loro è molto più facile che per noi, però in realtà noi dovremmo ispirarci comunque a loro, che hanno questa dimensione, diciamo, più sociale. Perché? Quali sono le caratteristiche? Come vi ho già detto, l'approccio sistemico, cioè tenere conto di tutte le connessioni che ci sono, cioè una produzione circolare e una produzione aperta. Spesso le aziende lineari, quelle che conosciamo, sono aziende un po' chiuse, cioè aziende che tendono a non essere open, quindi a diffondere il loro sapere, la loro conoscenza, e noi siamo un po' abituati a aziende di quel tipo lì, mentre le aziende circolari sono quelle che lavorano proprio in collaborazione, non hanno, tra virgolette, paura delle altre aziende. E, è necessario gestire una complessità, come vi ho detto, perché l'azienda circolare deve tener conto dell'ambiente, delle infrastrutture, della politica, dell'economia, del sociale, e poi sempre in questa dimensione di apertura e sicuramente una dimensione multidisciplinare. Quindi diciamo che noi professionisti dobbiamo favorire questa multidisciplinarità e quindi questo lavorare insieme agli altri. Credo che si debba, già solo noi professionisti, come stiamo facendo adesso, come si fa
collaborare, come è molto meglio il progetto di progettazione integrata, no? Non è più possibile da soli un singolo professionista progettare un qualcosa, è necessario mettere insieme più dimensioni e più progettualità. Un altro aspetto che come professionisti possiamo sicuramente aiutare le nostre aziende, no, a pensare in modo circolare, un aspetto fondamentale è quello del pensare prima, quindi dell'eco-design. Cioè io devo pensare prima un progetto o un prodotto che preservi il proprio valore, ricordo la presentazione che ho seguito anni fa di questa azienda che produceva reggiseni e sì, si ha un bel dire, riportami il reggiseno che io poi te ne do uno nuovo, però se il reggiseno ha la parte in ferretto, la parte in plastica, la parte in cotone, cioè è stato progettato non con l'idea della circolarità, poi mi costa di più recuperare il materiale che non progettarlo già con un pensiero invece sistemico. L'economia circolare, lo dirò anche dopo, non è soltanto quella sui beni, ma è anche quella sui servizi, e quindi anche sui servizi è importante pensare a servizi che possano essere comunque condivisi. Devo dire che sembra facile, ma non è così facile, nel senso che è proprio necessario pensare in questi termini. Noi come professionisti possiamo fare molto perché le aziende parlano con noi, e un po' tutte le aziende, per cui se cominciamo noi a pensare in questi termini anche loro lo faranno. Io dico di pensare in questi termini indipendentemente da una tassonomia o comunque da vincoli normativi. Poi tutto si unisce. Sicuramente la norma che ci obbliga a fare in questo modo ci aiuta. Se però riusciamo noi prima a pensare con questa modalità di pensiero, riusciamo anche poi a utilizzare molto meglio le norme. E quindi infatti l'economia circolare è creativa perché ci aiuta a pensare nuovi modelli di business. I modelli di business circolari sono modelli di business diversi da quelli lineari, quindi anche a livello di vari aspetti, di marketing e un po' di tutto. E secondo alcuni studiosi è inclusiva perché secondo alcuni è fondamentale l'inclusione per avere successo in ambito circolare, quindi e se non passo attraverso l'inclusione sociale non sono veramente un'impresa circolare. E poi, come vi ho detto, è basata sicuramente sulla condivisione e sulla collaborazione. Un tema a me caro è quello delle soft skills. Credo che nell'economia circolare a maggior ragione, cioè sicuramente molto di più che nell'economia circolare, nell'economia lineare, siano importanti le soft skills. Legandomi anche al discorso, ai discorsi fatti dagli altri colleghi, essendo progetti integrati, sono fondamentale poter lavorare in un gruppo, avere competenze relazionali e riuscire a gestire una complessità di un processo. La produzione lineare è molto più semplice, la produzione circolare è più complessa. Saperci adattare ai cambiamenti, questo, ecco, direi che nel passaggio dal lineare al circolare c'è la capacità di adattarsi al cambiamento. Importante le competenze comunicative, queste direi un po' in tutto, e poi saper gestire questa grossa quantità di informazioni, perché l'abbiamo visto in precedenza, devo dire che molti mi chiedono ma dove trovo queste informazioni, quindi ringrazio Iran che ha fatto quella slide con quelle indicazioni, no, di siti, perché tante volte parliamo, ma poi tutte queste informazioni dove le trovo? Effettivamente c'è una grande quantità di informazioni e abbiamo necessità
sicuramente di sintesi. In primis noi professionisti, perché per poter essere di aiuto dobbiamo saper noi dove andare a trovare le cose e a trasmetterle in un modo che le aziende comprendano. Sì, non dimentichiamoci che l'economia circolare è anche quella della condivisione dei servizi, e quindi perché abbiamo, come abbiamo detto, l'utilizzo, il primo principio è quello di utilizzare veramente fino in fondo ogni risorsa, quindi sembra banale, ma un'auto a noleggio viene utilizzata, adesso non dico 365 giorni su 365, ma è probabile che viene utilizzata molti più giorni di un'auto invece in proprietà. La mia auto effettivamente, già ne abbiamo una in famiglia, però sta spesso in garage, e quindi è proprio il paradigma di pensiero che c'è dietro è quello, no? Dell'utilizzo della risorsa al massimo della potenza. Vi ho messo alcune slide, queste cose sicuramente le saprete, ma è molto importante. Comunque concetti che forse sono importanti da sapere per essere consulenti delle nostre aziende, e sicuramente con la chimica verde noi, se parliamo di prodotti e quindi di utilizzo di rifiuti, quindi il sistema più semplice di economia circolare, possiamo produrre dei sottoprodotti e possiamo effettivamente arrivare a alimenti nutraceutici, prodotti cosmetici, integratori alimentari e così via. Gli spazi sono enormi. Le aziende, per mia esperienza, sono molto sensibili in questo momento. Alcune lo facevano già prima. Io ricordo, e ogni volta mi viene in mente, di un'azienda che ho seguito per anni, che si occupa di materie plastiche, di trafilati, che aveva sempre degli utili altissimi, e ora di fare la dichiarazione dei redditi c'era sempre un mucchio di imposte da pagare. E io gli dicevo, ma le fatture le portate tutte? A quei tempi, insomma, non c'erano i vari incroci. Sì, 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 sì. E aveva questi utili altissimi perché usava già gli scarti, cioè in realtà non comprava materie prime, perché aveva già dentro di sé, no? Questa circolarità. E quindi, insomma, è mettere un po' insieme tutti i pezzetti. È stato citato prima, ma l'idrogeno è circolare, anche l'idrogeno, no? Sembra, non lo colleghiamo noi, no? Che è circolare, ma effettivamente, adesso qui non entro nello specifico, ma pensare in questa modalità ci aiuta, ecco, non è proprio solo il rifiuto. Allora, per scegliere l'economia circolare, quindi perché noi professionisti dovremmo aiutare i nostri clienti a scegliere l'economia circolare? Allora, per tutti i motivi che ho detto prima, e quindi per aiutare le aziende ad avere degli imprenditori, dei valori che facciano sì che questo cambiamento sia veramente un cambiamento voluto e non solo di facciata. Teniamo conto che i millennials, cioè i nostri figli, fanno scelte consapevoli, cioè vanno a lavorare in aziende che siano green, cioè sono molto attenti a questi temi. Voi lo saprete tutti, è un periodo di great resignation, cioè ci sono persone che preferiscono, persone, ecco qui forse neanche giovani, forse anche di un'altra età, preferiscono stare a casa se l'azienda in cui lavorano non ha, cioè ritengono non abbia dei valori o un benessere lavorativo conforme alle proprie idee. Quindi sicuramente, ecco, c'è da centrarci sui valori, però effettivamente di pensare anche che in un futuro non lontano magari non vendo neanche più, no? Se non ho questa dimensione. Poi inutile dirlo qua, mondo finanziario, fondi di investimento hanno fatto i loro conti e queste aziende avranno sicuramente dei benefici economico finanziari, per cui andranno meglio. E sì, e quindi perché aiutare i nostri clienti nel cambiare questa modalità di pensiero? Saranno nuovi lavori, nuove competenze.
i tempi, è evidente che il tema delicato è i tempi, su questo nessuno ha la sfera di cristallo e non lo so, è evidente che lo vediamo tutti, è un mondo che cambia molto velocemente, per cui credo a breve, però non possiamo saperlo. Alcune considerazioni, ecco, non vi ho detto prima che io sono anche psicologo del lavoro, quindi inevitabilmente utilizzo un approccio che tiene conto di questa dimensione. Ecco, nell'economia circolare noi abbiamo anche una percezione selettiva tale per cui ci sentiamo anche più buoni, perché l'economia circolare ci aiuta a risparmiare e da costo il rifiuto diventa un ricavo. Quindi nel non sprecare, quindi nel lavorare in modo, per me, coscienzioso, sentiamo più buoni e un po' come i nostri nonni. Ecco, diciamo che c'è anche questo aspetto psicologico in più. Il ruolo del professionista, mi avvio alla conclusione. Allora, il ruolo del professionista è un po' nell'aiutare le imprese in questo cambiamento, sicuramente nel dargli le informazioni tecniche e nell'indirizzarlo, però, ripeto, torno un po' al pensiero principale, cioè noi dobbiamo essere di aiuto e quindi dobbiamo accompagnarli in questo cambiamento. Noi come Ordine di Torino abbiamo il gruppo Economia Circolare che è nato nel 2020, ci troviamo ogni mese e ogni mese, io qui non sono riuscita, non ho avuto tempo, invitiamo un'azienda oppure un modello di business diverso, ma proprio per formarci noi, perché il nostro ruolo in primis deve essere di essere formati noi e di aiutare gli altri. E quindi in questo momento rappresento anche questo gruppo, che devo dire è un gruppo molto, molto attivo di colleghi, ed è un gruppo vivace e partecipativo, un po' come l'economia circolare. Quindi insomma sono contenta di far parte di questo gruppo, di attivarlo, coordinarlo e così via. E cosa dire? Chiudo con questa scommessa, che in realtà non è mia, l'ho trovato una volta online, ma non so bene chi l'abbia scritta, quindi mi scuso con colui a cui l'ho copiata, ma in realtà sull'ambiente, quindi sulla circolarità, su questi temi, no, di cui stiamo parlando, potremmo un po' fare la scommessa di Pascal sull'esistenza di Dio, cambiandolo con l'ambiente, cioè diciamo che prestare attenzione all'ambiente, quindi cambiare il nostro paradigma di pensiero e non fare attenzione, potrebbero, insomma, abbiamo due casi: se guadagniamo, guadagniamo tutto, e se perdiamo, non perdiamo nulla. Quindi tanto vale, diciamo, in primis noi e in seconda battuta, aiutando i nostri clienti, scommettere su questi temi. E quindi chiudo, vi ho lasciato i riferimenti e grazie. Grazie. Ringrazio Manuela Barreri per questa presentazione. L'ammiro Rambaldi, la chiudo. Sì. Stai però ancora in linea, perché io adesso chiedo a tutti i partecipanti se hanno delle domande da fare. C'è proprio un'apposita sezione domande e risposte, quindi indicate a chi fate la domanda e fate la domanda. Noi abbiamo ancora una decina di minuti di tempo per poter dare qualche risposta. E se c'è qualche curiosità rispetto alle tante cose che sono state presentate questa sera, quindi invito i partecipanti, se hanno qualche interesse, a fare le loro domande, che daremo risposta in plenaria a tutti. Questo riguarda tutti, quindi se magari vuoi scollegarti, vediamo a chi chiedono le domande. Cioè, ma io mi scollego. Ma, sai, rimani lì. Sì. Al momento non vedo nessuna domanda, lasciamo ancora qualche minuto. Chiudo. Ok.
Ecco che è arrivata la prima, che dice: le aziende affidatarie di contratti di servizio derivanti da PNRR dovranno avere la figura del project manager certificato? No, se magari c'è Alessio Rebola, se vuoi dare tu una risposta. Dunque, sì. Allora, sulla parte della certificazione del project manager c'è parecchio da dire, perché è vero che noi viviamo in un mondo in cui diamo ancora tanto valore alle lauree, però la laurea è sicuramente importante, ma dobbiamo vederla come le fondamenta per poi costruire l'edificio, delle fondamenta che siano stabili. Quindi nel nostro lavoro professionale tutti ci troviamo sempre a dover costruire, ristrutturare, ampliare, un po' come facciamo con casa nostra. Allora, in questo ambito possiamo dire che sicuramente crearsi dei percorsi di professionali di aggiornamento e gli ordini hanno fatto molto in questi anni. In particolare io conosco evidentemente quello dell'Ordine degli Ingegneri, quindi assolutamente importante proseguire con questo aggiornamento. La certificazione è un terzo che ti dice che ti sei aggiornato bene, quindi significa mettersi in gioco e farsi certificare. Su questo noi siamo un po' indietro come Italia, meno delle mie esperienze, non è tanto il mio settore di competenza, non ho, magari qualcosa si sta muovendo, però dovremmo fare di più. All'estero è diverso, all'estero vai con la laurea, però poi magari ti chiedono una certificazione come project manager, tu non ce l'hai, sei bravissimo, hai un sacco di esperienza, hai un bel curriculum, però rimani lì. Allora, questo sull'ambito privato. Sull'ambito pubblico ci sono delle norme che richiamano il ruolo del project manager, che poi nei lavori pubblici si chiama RUP, il responsabile unico del procedimento, che dovrebbe essere un po' il project manager di tutta l'azione amministrativa per arrivare all'opera funzionale e funzionante, l'opera che può essere tutto, una centrale, un edificio, un'opera immateriale come può essere un progetto di digitalizzazione. Però anche qui manca nei concorsi pubblici che venga richiesta questa certificazione. Siamo ancora al concorso pubblico con dinamiche, cioè obsolete, quindi secondo me c'è molto da fare in questo e probabilmente anche gli ordini professionali è giusto che spingano anche su questi aspetti. L'Ordine degli Ingegneri ha portato avanti il progetto Certinge dell'ingegnere certificato. Ecco, quindi non è obbligatorio, meno che mi risulti, non vorrei essere smentito da qualche per legge non c'è, però sarebbe opportuno andare avanti su questo aspetto. Grazie. Ci sono due domande. Allora, penso che a queste potranno rispondere di Iren. La prima dice: serve un intervento sistemico con la realizzazione di infrastrutture e di impianti, oltre al fondamentale cambiamento del pensiero consumistico, Walter Paolo. La seconda: volevo sapere se esiste una programmazione prevista per l'uscita dei bandi relativi alle infrastrutture edilizia pubblica a supporto degli obiettivi PNRR. Prego, magari Leverino oppure Andreotti, Scarafia, chi di voi vuole rispondere? Non so se sono ancora, sì, è collegato, comunque inizio io, poi integrare Pietro. Ma in effetti i bandi, cioè il tema dei bandi è un tema, avete sentito prima, determinante. Nel nostro caso il monitoraggio chiaramente è sui bandi che ineriscono l'attività di IRE, naturalmente, quindi tutto ciò che concerne l'aspetto ambientale, impianti, condizionamento e riciclo dei rifiuti, come pure l'efficienza energetica e mobilità sostenibile. Ecco, quindi
Quindi se la domanda era rivolta a un settore specifico, la risposta è ogni settore ha le sue tempistiche, modalità di emanazione dei bandi, alcune con delle scadenze previste. Avete sentito prima, se ne parlava Guido, alcuni casi c'è stato un ritardo nell'emanazione dei bandi e quindi si sta andando lunghi. E poi c'è la deadline che diceva prima Alessio Rebola del 2026 che comunque incombe, quindi è un tema veramente critico, se non è proprio questo della tempistica. Non so se Pietro e Guido avete qualcosa da aggiungere. Sì, certamente abbiamo visto un'accelerazione nelle ultime settimane anche nell'uscita dei bandi, quindi come diceva Massimo, ci sono delle difficoltà comunque che anche lo Stato e i ministeri stanno affrontando, dovuti anche alla questione geopolitica. Quindi ora c'è un'accelerazione per riuscire a traguardare quelli che sono i target e le milestone che sono fissate anche per i prossimi anni. Ecco che per l'edilizia pubblica noi abbiamo seguito i bandi per l'edilizia scolastica, alcuni si sono chiusi negli scorsi mesi, sono state assegnate le risorse per esempio per la riqualificazione di musei, cinema e teatri, con l'individuazione di relativi progetti, quindi ecco che anche il Ministero per esempio della Cultura si è mosso nelle ultime settimane proprio su questo, quindi è tutto in aggiornamento. Sono tanti i vari fronti, noi ne seguiamo alcuni, quelli che più si delineano nel perimetro di Iran. Il perimetro è in generale molto ampio. Grazie. Allora, io non vedo altre domande, pertanto ringrazio. Ne è arrivata una adesso. Allora, chiede: i nomi degli organi di certificazione sono sempre descritti nel testo del bando oppure c'è un elenco fisso di organi di certificazione? Se sì, quali sono i certificatori principali? Chi può rispondere? Può rispondere sui certificatori? Chiediamo Alessio Rebola oppure vuoi fare tu, Massimo? Ma direi che su questo non sono preparatissimo, devo dire. No? Sentiamo allora se Alessio Rebola riesce a dare certificatori... un riscontro. Dunque, adesso i certificatori possono essere PMI oppure anche c'è l'Istituto Italiano di Project Management. Certificano la figura. È chiaro che il bando deve precisarlo. Io penso però che nell'Italia in cui si fa ricorso su tutto, io sarei cauto nel mettere troppi paletti, perché la mia esperienza è che anche personale, che quando ho cercato di qualificare con tutte le buone intenzioni, ho dovuto fare molta attenzione a quella che poteva essere la risposta poi della platea di partecipanti, che poteva essere vista come una non razionale diminuzione della libera concorrenza, perché il problema è che noi dobbiamo, essendo denaro pubblico, bisogna alla fine denaro pubblico, e viene utilizzato quindi questo principio, non deve essere il più ampio possibile. Poi c'è l'aspetto appunto tecnico, quindi sinceramente penso che si debba ancora fare un po' di strada su questi aspetti. Questa è la mia opinione, vedo che il dottor Leverino mi sta annuendo, quindi non so gli cedo la parola magari per una chiosa finale. C'è tanta indeterminatezza su diversi aspetti, concordo, e si apprendono le cose man mano che stanno andando avanti, e quindi
Quindi poi c'è anche un veicolo domande e risposte, insomma, dei chiarimenti che si possono avere, ma è comunque complesso il meccanismo. Alcune domande non hanno ancora risposte. Grazie. C'è una domanda per Emanuela Barré. L'economia circolare è quella sviluppata storicamente nei sistemi chiusi, con risorse limitate. Esempi aree montane, popolazioni isolate, restrizioni stagionali. Oggi nessuno pensa ad un ritorno a queste realtà superate, ma la cultura corretta di utilizzo delle risorse va ripensata dalle fondamenta. Prego Emanuela. Sì, allora, sono assolutamente d'accordo, ma anche un po' deviata dal fatto che io sono anche presidente di Environment Park e in realtà io li respiro tutti i giorni invece questi temi, per cui ad esempio c'è tutto il tema dei borghi sostenibili, cioè c'è una fetta di persone invece, o almeno quelli che frequento io, che la pensano esattamente così, cioè che proprio hanno un pensiero a queste realtà e ci sono anche alcuni giovani che vogliono tornare a vivere in queste realtà, quindi adesso sono sincera, non sono una sociologa, quindi non riesco a capire se sono io che appunto come quando sei incinta vedi solo donne incinte e quindi vivendo in questa realtà, vivendo con queste persone, invece io vivo con persone che la pensano in questo modo, o se in realtà c'è effettivamente un po' di cambio di pensiero. Io mi auspico veramente che ci sia un cambio di pensiero dalle fondamenta. Difficile capire quanto è diffuso. In psicologia sociale c'è il tema del piccolo gruppo, cioè se il piccolo gruppo è coeso e ha una forte motivazione a quel pensiero, riesce comunque poi ad allargare al grande gruppo. Quindi io mi auspico questa via e sono assolutamente d'accordo, queste realtà vanno recuperate del tutto. Grazie Emanuela, io ringrazio tutti i partecipanti, tutti i relatori. Devo dire che questo è stato un incontro che ha avuto la più bassa indice di caduta, siamo rimasti sempre sui 150 partecipanti fino alla fine. Questo vuol dire che l'argomento era di estremo interesse e che ha mantenuto il suo interesse per tutta la durata. Grazie a tutti i relatori perché è stato veramente importante e interessante il contributo che ciascuno di voi ha dato e grazie a tutti i partecipanti per l'attenzione. Buona serata a tutti, trovate comunque tutta la documentazione sul sito di Torino Finanza, già stato pubblicato. Arrivederci a tutti, grazie.